E benvenuti a Petralcina, quarti finali Master Cerullo Funaro. Cerullo con le basi con l'inner decal e Funaro con le basi con l'inner arancione. Passata alle 0-0, sono passati 4 minuti, ci scusiamo, ma abbiamo avuto problemi, eccolo qua. Ah, 1-0 per Funaro, appena collegati. forse non lo fai. Subito. Adesso Funaro è arrembante. Primo tempo, il quinto. Ottima manovra di Cerullo, che però No, manca il tiro scasso che non sono conclusivo. alto, non sarà bello. Si era costruito una bellissima Scasso che non occasione. sono alto. Adesso Basta contropiede di Daniele, basta, Funaro. basta. Avevo fatto una bella. Bravo Livio, bravo Livio, sei lento però, sei lento come un babbuino. Sì. Parate su un angolo. Vado. Sì.
fine del primo tempo, Fonaro conduce sempre per 1-0. Pericolosa, Fonaro ha la possibilità ma la spreca malamente, anche se il tempo è a suo vantaggio, perché oramai il tempo è per scadere. Fine del primo tempo, ma riprendiamo da Cerullo, leggermente claudicante. Mentre Cerullo gioca con degli inner decal a base blu. Fonaro ha in vantaggio in questo momento per 1-0. Soluzione al volo Fonaro sul calcio d'angolo. Automatico? No. Ok, faccio questo.
scusate, purtroppo sono leggermente influenzato. Chiedo scusa a tutti. Traversa. E Funaro spreca così un'altra occasione per consolidare il vantaggio e permetterci a loro di riproporsi in avanti. Ottima chiusura di Funaro. Buono? Sì. E rete di Funaro al volo. Ha girato. Palo interno ed esce fuori. Sì, c'è la risposta. È anche sfortunato Cerullo, che comunque le sue occasioni le ha avute. Anche in questo caso veramente sfortunato, ha fatto un bel girello e soltanto l'occasione magari si entrava, si persa sul palo. Ma... una serie di pali da entrambe le parti. Partita comunque molto viva e aperta, combattuta a viso aperto da entrambi i contendenti. No. Iniziativa di Cerullo, che riesce a passare la palla in mezzo a due avversari, ma manca l'ultimo aggancio che gli avrebbe permesso di andare a tirare in posizione centrale. E devo dire che a questo punto però un gol sicuramente sarebbe anche meritato, perché Cerullo ha giocato comunque una buona partita. Thank you.
che bella rete di Cerullo che a 1 minuto e 50 riduce le distanze anche meritatamente. E vediamo se il tempo sarà sufficiente o se Fonar riuscirà a nascondere la palla. Alla fine Cerullo tenta il tutto per tutto, tanto a questo punto perdere, anche prendere qualche rischio in più a questo punto è assolutamente irrilevante. Che devo fare? Tanto. Ci sei? Va bene. Sceglie. Ecco, bravo, sei un coglione, Emilio, devi andare dentro. Devi andare dentro. Purtroppo adesso Cerullo rischia di farsi portare a spasso per il campo da Funaro, che seppur con 18 secondi il campo a disposizione più interessa a tenere la palla che non a cercare di forzare il gioco per cercare la terza rete. Nuovo palla Cerullo che prova, tenta il tutto per tutto.